Visto che il risultato certamente non la può soddisfare, il secondo 0-0 consecutivo del Benevento. Sulla prestazione invece qual è il suo giudizio? Guardate, sono molto incazzato. Molto incazzato perché però non ha battuto neanche il giudice morale, non porta le partite che facciamo. Se permettete, se mi permettete di dire le partite che facciamo, sono più passa il tempo, a parte i primi 10 minuti in cui il Cosenza ha provato a giocarsi la partita, uscendo qualche volta dal guscio, anche perché i primi 10 minuti abbiamo commesso qualche errore noi nel fraseggio, regalando qualche palla gratuitamente, quindi abbiamo dato qualche opportunità di partire, però più passavano i minuti e più si giocava a Porta Romana, e quindi ecco perché sono incazzato. Sono molto incazzato perché in questo momento quello che facciamo non ci viene riconosciuto dal punto di vista dei meriti. C'è sempre qualcosa, qualche situazione, qualche episodio su cui recriminiamo, quello che allontana la palla, quello che la devia, le terme che non vedono calci di rigore sacrosanti, abbiamo preso il 7º, 8º palo, adesso non lo so. Questa è una squadra che per come sta giocando complessivamente dovrebbe avere 5-6 punti in più. E il calcio è fatto così, tante volte in alcuni momenti non ti dà. Poi io dico che tutto ritorna, perché così tutto ritornerà, continuiamo a lavorare. Quindi sono incazzato, incazzatissimo, sono nero, voglio dire, sono arrabbiato, ma non con la squadra che ha giocato una grande partita, sono arrabbiato per il risultato, perché è ingiusto, assolutamente ingiusto. Mister, ma il calcio vince chi mette la palla dentro, siamo sempre dove sono. Quindi, ha provato a cambiare tutti gli uomini, ma non ha potuto, e quindi che facciamo? Non ha potuto fare niente, non è il caso di cambiare gli schemi. Noi lo sappiamo, abbiamo provato di tutto, in tutti i modi, in tutte le posizioni, giocando profondo, giocando corto, giocando con le sole opposizioni, attaccando a sinistra o a destra. Non ci possiamo attaccare una pietra al collo e buttarci in fondo al mare perché non raccogliamo quelli che sono i nostri meriti e perché purtroppo abbiamo difficoltà a cacciare la palla dentro, è vero, questo ci stanno dicendo le partite, però abbiamo giocatori di valore. Ma sicuramente non ce l'attacchiamo alla pietra al collo e ci buttiamo in fondo al mare, perché abbiamo tante positività e quindi io sono non incazzato di più, ma non abbattuto né moralmente depresso, c'è grande sintonia, ma io vorrei che se mi mancasse veramente quello che la squadra fa. La squadra gioca una grande partita, ma poi vi rendete conto che a un certo punto era una partita a Porta Romana? Che vuol dire questo? È l'avversario che fa quella scelta, no, è l'avversario che subisce, ma no, lo subisce continuamente, poi mille palloni passano, aria piccola, aria grande, e purtroppo lo avete visto anche voi, basterebbe un episodio perché il calcio di rigore è sacrosanto, perché lì abbiamo fatto gol, non è che lì abbiamo fatto gol, Luciani sta colpendo col portiere scavalcato, l'altra persona sta colpendo sul secondo palo, l'avversario da dietro lo cintura a due mani, non a una mano, a due mani da dietro per 3-4 secondi. E che ne so, l'ha visto tutto lo stadio, solo l'arbitro non l'ha visto. A volte bastano piccole cose per rendere merito, no l'episodio che sblocca le partite, che per rendere merito a una squadra che sicuramente è stata superiore rispetto agli altri, ma permettetemi di dirlo. Sfido chiunque a dire il contrario, ecco perché sono incazzato. Che nessuno pensasse il contrario, perché divento, mamma mia, divento proprio una iena, perché significa non essere obiettivi. Mi sembra un po' di cattiveria sotto porta. Se la potessimo comprare la compreremmo. Io valuto la squadra grande intensità, grande coralità, grande presenza fisica, grande disponibilità. Abbiamo provato a cambiare di tutto, ma ragazzi. All'altro, certo che c'è delusione per il risultato, io non è che sono deluso, ma l'ho già detto, non lo voglio ripetere più, è un delitto, non vincere partite in cui semini così, ma non è la prima, perché anche precedentemente, anche partite in cui, non lo so, tipo Matera, me ne viene una in mente, in cui non siamo stati sempre continui come in queste ultime due gare, alla fine sul piano dei meriti avremmo meritato di vincere. Questa è una squadra che veramente per quello che fa in campo basta poco. E quindi continuiamo a lavorare perché ci crediamo, perché abbiamo qualità, poi non ci abbattiamo sicuramente. Delusi sì, credo sì, ci mancherebbe altro, arrabbiati. Mister dirà di no, però probabilmente un occhio può essere rivolto anche al mercato di gennaio, perché
senza nulla togliere i giocatori che ci sono in campo, però è chiaro che se dovesse esserci l'opportunità di prendere qualche cosa che possa far aumentare il valore tecnico di questa squadra, probabile che possa uscire da lì la soluzione del problema. Non lo so, parlare di mercato in questo momento, io sono concentrato sulle partite, perdonatemi, ma veramente, adesso ci sono tre gare, prima della sosta, poi il mercato. Il mercato, se non sbaglio, perché non sono neanche documentato, si chiuderà il 30 gennaio, è tutto un divenire sempre, comunque, costante. Lavoriamo con quelli che siamo, poi al momento opportuno sicuramente faremo le valutazioni che dobbiamo fare, però non serve adesso, soprattutto perché siamo molto arrabbiati, perché porca vacca, come si fa? Domenica a Catania senza Lucioni? Sarà... Sono tanti giocatori, ecco, anche qui, molto mistero. Della fede, chiamiamolo così, visto che c'è l'evento qua del Cosenza, illustra, mistero della fede, no? Perché, se non sbaglio, noi abbiamo avuto più ammoniti di loro. Come sbaglio? Ma grosso punto interrogativo, ma come cacchio, Forse ma se la palla ce l'abbiamo sempre noi, ma come? Ma che ne so? Io comunque anche in questa situazione ho visto due pesi e due misure, ma io non guardo. Vabbè. Forse comincia a capire come vanno le cose a Benevento. No, Benevento non esiste qua, cioè, non fate né i depressi né quelli autolesionisti. Lavoriamo, rimarchiamo quello che è giusto rimarcare, lo facciamo con rispetto nei confronti di tutti, però si rimarcano le cose. Non mi è piaciuto, io lo dico, cioè, tre ammoniti noi, uno di loro. Vabbè, lasciamo perdere, dai, chiudiamo la zona. Mister, parliamo un po' delle scelte iniziali, perché Cruciani e non Del Pinto, perché Ciciletti e non Mazzeo, soprattutto poi la sostituzione Del Pinto De Falco a partita in corsa, cosa sperava di ottenere un po' di tanto? Inizialmente ho cercato nell'idea teorica, ho cercato di privilegiare una veloce distribuzione del gioco, in mezzo al campo Del Pinto ha caratteristiche un po' diverse da De Falco e Cruciani, però siamo stati bravi e compatti lo stesso. Questo è avvenuto in parte, anche se potevamo fare ancora qualcosa in più. La motivazione è stata questa: sveltire le esecuzioni, sveltire il gioco ed essere più rapidi per giocare con gli attaccanti. Ciciletti è giusto che abbia avuto la sua opportunità, ha fatto bene, tra l'altro, ragazzo che c'ha qualità, ragazzo giovane che può maturare e crescere tantissimo. Vedremo, ma al di là di chi gioca, c'è il concetto di squadra, la squadra gioca da squadra. Continuiamo e non demordiamo, non ci facciamo la testa, non scadiamo nella depressione, dobbiamo essere pensati, quello sì. Mister, alla fine nel dopo partita c'è stata una breve discussione con il presidente Pallotta, se è possibile cosa le ha detto e cosa vi siete detti? Ma veramente ci ha detto bravi, ha visto la partita e dice incredibile. È stato un attimo uno scambio, perché lui, visto la gara, anche lui era deluso e arrabbiato come noi, anche lui rimarcava alcuni episodi, ma poi le cose sono evidenti, se non fosse così io lo direi e sarei... Se non giocassimo partite così, chiaramente senza vincere, non sarei così incazzato, sarei diverso. Invece la squadra veramente è un delitto, è un delitto non raccogliere quello che facciamo, ma lo ripeto, continuiamo a lavorare senza rimordere, con grande attaccamento, quello che i ragazzi stanno dimostrando tutti, e questa è una cosa importante.